reagito il porto dopo la tragedia dello scorso 14 agosto? Direi che il porto ha reagito bene nella misura in cui c'è stata una reazione pronta, sono stati messi in atto subito i primi provvedimenti che consentissero un sia pur parziale ripristino della viabilità e dell'operatività normale del porto, direi bene dal punto di vista dello spirito di comunità che ha animato tutti gli operatori e le istituzioni. Quali sono i cali di traffico registrati dal porto a oggi? Allora, questa è una domanda un po' complicata perché siamo ancora su un periodo di tempo abbastanza breve. Quello che però desta una certa preoccupazione è che abbiamo riscontrato un calo nei mesi di settembre-ottobre rispetto ai pari mesi dell'anno precedente. Questo calo a settembre, secondo le nostre stime, ha riguardato più il traffico in import, a ottobre ha riguardato più il traffico in export. Direi che si tratta di numeri, come dicevo, bisogna considerare numeri un po' più sul lungo periodo, però nel breve devono destare comunque un minimo di preoccupazione. È un dato che deve essere portato all'attenzione delle istituzioni. Cosa chiedono i vostri associati, ovvero spedizionieri, trasportatori e corrieri? I nostri associati in particolare hanno diversi tipi di problematiche. Una è la preoccupazione, o già aver toccato con mano un calo dei traffici, e quindi la preoccupazione che questa possa essere una visaglia di un consolidamento di questa tendenza anche nei prossimi mesi. L'altro motivo di preoccupazione è che per gestire i traffici attuali comunque si devono sopportare dei costi molto superiori, che sono dovuti al fatto che devono essere fatti percorsi più lunghi, alla congestione, ai tempi di attesa. Abbiamo numerosi associati che sono società che fanno servizi di consegne come i corrieri, che di fatto hanno una produttività quasi dimezzata da quando il ponte Morandi non esiste più. E questo comporta un aggravio di costi sicuramente importante, che difficilmente può essere ribaltato sul mercato, perché questo difficilmente verrebbe accettato, e che però deve trovare qualche forma di compensazione o di ristoro, perché si tratta di un danno ingiusto che le nostre aziende stanno subendo in questo momento. Lei è soddisfatto del decreto Genova? Una cauta soddisfazione perché l'iter è stato abbastanza accidentato. La prima versione era assolutamente insoddisfacente. È stato fatto un lavoro enorme, direi, anche da parte di tutte le categorie del mondo produttivo genovese. Siamo stati auditi alla Commissione Ambiente e Trasporti, abbiamo praticamente proposto una riscrittura integrale del decreto. La cautela nasce dal fatto che questo decreto poi porta con sé la necessità di ulteriori decreti attuativi. Bisognerà monitorare e seguire con grande attenzione come verranno scritti questi ben 47 decreti, che cosa conterranno, perché poi è da lì che si misurerà l'effettiva efficacia di questo decreto. Però punto nodale di tutto poi sarà la tempistica con cui verrà ricostruito il ponte, perché il resto sono tutti palliativi, sono tutte misure a sostegno, di supporto. Sono peraltro d'accordo con l'impostazione del sindaco Bucci sulla necessità di comunque essere rapidi, perché gli oneri, i costi e anche la sopravvivenza stessa di alcune aziende dipendono proprio dalla tempistica con cui avremo il ponte. E questi oneri e questi costi tenderanno ad aumentare in maniera non tanto lineare ma quanto esponenziale, perché poi ci sarà il rischio di traffici o attività produttive che se ne andranno da Genova, di altre che potrebbero venire a Genova e non verranno. Nel frattempo so che Spediporto ha fatto una class action contro Autostrade, giusto? Sì, noi abbiamo preso questa decisione, che è stata avallata dal nostro consiglio direttivo e da un'assemblea straordinaria che abbiamo tenuto appositamente, e stiamo raccogliendo i mandati ad agire nei confronti di Autostrade e del MIT. Vorrei sottolineare che questa azione ha una, direi, triplice finalità. La prima, che secondo noi è quella più importante, è quella di continuare a mantenere alta l'attenzione sul tema Genova, sul tema del crollo del ponte, e ricordare che si tratta di un evento che non riguarda solo la città di Genova ma tutto il nord-ovest, la logistica di tutte le aziende che operano nel nord-ovest. Il secondo, riteniamo che la città di Genova abbia subito un danno, riteniamo che ci sia stata una violazione di una situazione di legalità che avrebbe presupposto che fossero effettuate le manutenzioni corrette, fossero effettuati i controlli che dovevano essere effettuati. E terzo, che mi sentirei di dire quasi il meno importante, è che riteniamo le aziende che stanno subendo un danno debbano comunque essere in qualche misura risarcite. Lei è anche un manager, dunque che contributo possono dare i manager e Manager Italia Liguria, ma anche la Federazione Nazionale, in questo momento di emergenza per Genova, ma anche in futuro in una fase di ricostruzione?
Ma possono dare un grandissimo contributo aiutando, come dicevo, a mantenere alta l'attenzione su Genova, pensando a Genova per i loro futuri investimenti, per i futuri investimenti delle loro aziende. Genova è una città che ha numerosissimi punti di forza. Il ruolo di Genova e del porto di Genova è quello di primo scalo dell'Italia e del Mediterraneo. Quindi numerosissime aziende italiane utilizzano quotidianamente il porto di Genova per i loro traffici in import, in export, per attività di logistica, e quindi un aiuto a far capire, far percepire meglio nei territori in cui operano la importanza strategica di un'infrastruttura come il porto di Genova. Ricordiamoci che tutti i beni che noi utilizziamo quotidianamente transitano molto probabilmente da un porto e molto probabilmente dal porto di Genova. Lei come vede il futuro di Genova? Ma positivo, positivo. Abbiamo tantissimi punti di forza, dicevo. Il porto, che è la principale industria di Genova, che dà occupazione a circa 50.000 persone, fra diretti, indiretti e indotti. Abbiamo il turismo, che sta crescendo in maniera esponenziale, abbiamo l'high tech. Quindi abbiamo tutti gli elementi in regola per garantire un futuro alla città di Genova. Bisogna crederci, bisogna lavorarci e dobbiamo essere sicuramente ottimisti nel guardare al futuro.